Grazie Eugenio e benvenuto a Francesco Verde. Salve. Anche la sua famiglia, anche lei, ha pagato un prezzo altissimo. Sua sorella Gelsomina è una vittima innocente della camorra. Però io vorrei partire oggi, prima di arrivare alla storia di sua sorella, vorrei partire dalla sua storia. Da che cosa significa per un ragazzo, stiamo vedendo le immagini di Scampia, uno dei posti, di quei posti che dicevamo all'inizio, hanno una presenza asfissiante della malavita, in questo caso della camorra. Che cosa significa per un ragazzo nascere a Scampia, a Secondigliano in questo caso, lì accanto per lei? In pratica, nascere all'ombra delle vele per un ragazzo significa nascere già con un'etichetta del malaffare. E non avere altre alternative per vedere la vita com'è. Io mi sono ritrovato giovanissimo a commettere dei reati. Per i quali già ho scontato tutte le pene. Ma dal 2002 in poi ho deciso di cambiare vita. Ma perché stiamo all'inizio di questa storia, un attimo per capire che significa non avere alternative, perché non si hanno alternative? Perché in pratica il territorio non ti offre alcuna alternativa di vita. Cioè tu sei costretto, obbligato a vedere il mondo solamente in un senso. Perché intorno a te non ti circonda nulla di buono. E che cosa ha visto lei? Qual era questo In senso? pratica, vivendo in quel contesto, tu non riesci a rifarti una vita tua da uomo libero, ma psicologicamente sei condizionato a tutte le persone che ti circondano, in pratica. Però questo non vale per tutti, per sua sorella non è stato Sì, così. ovviamente questa non è una giustificazione, infatti, è perché si lascia trascinare in certi contesti di vita. Mia sorella la sua vita l'ha vissuta sempre in modo dignitoso. In pratica lei svolgeva attività sociali, faceva abbastanza beneficenza. Non lo faceva in modo indirizzato e solamente in un ramo, lei per lei era positivo aiutare ogni persona che ne avesse il bisogno. Immagino che fossero tante le persone che ne avevano Sì, in bisogno. pratica lei quello che faceva è aiutare la maggior parte di queste famiglie che vivono in difficoltà, perché lì c'è un alto tasso di criminalità e ci sono molti ragazzini che purtroppo si trovano in strada già a piccola età. Poi è l'esperienza sua. Ma Eh sì, certo, c'è anche la mia perché esperienza. lei è Perché finito in strada? forse non avevo alternative non vedevo la vita per come la vedo oggi. La vedevo solo sotto un aspetto che insomma è un po' la cosa che condanna tutte le persone che nascono in quel posto. E cioè qual è questo aspetto, quello dell'avere, del prendersi le cose? Allora, in pratica lì chi nasce a Scampia, Secondigliano e zone limitrofe, è come se fosse un po' condizionato dal tipo di vita che svolgono queste persone che vivono la loro vita nell'illegalità. Si lasciano trasportare da una vita mondana, fatta di belle cose, di macchine, soldi, abiti. Però l'opportunità di poter lavorare, di poter guadagnare tanti soldi per poter condurre questa vita in modo legale, lì non esistono. E quindi le persone non riescono a privarsi di determinate cose perché ci sono altre persone che riescono a condurre questo tipo di vita. Cioè, quindi i ragazzini sono affascinati da questi modelli di apparente Esatto, successo, che sono sì, i malavitosi che è un girano pochino lì. così perché ovviamente loro non riescono a vedere retroscena di questi tipi di vita. E lei che cosa vedeva in questi balordi camorristi pieni di soldi? Io in pratica non vedevo alcuna cosa perché non sono mai stato legato ad alcun clan. Commettevo dei reati, di microcriminalità, però
ma non sono mai stato legato a nessun clan. Cioè, che faceva? In pratica io commettevo rapine e cose simili, però senza essere mai legato ad alcun clan. Perché... E questo per avere soldi? Per guadagnare soldi, perché insomma di alternative non ce n'erano, però questa non era una giustificazione al mio tipo di vita che conducevo. Infatti poi con il tempo ho modificato questo tipo di vita. E ci voglio arrivare qui al cambiamento, però prima voglio capire solo un'altra cosa. Ma uno che fa questa vita, anche se è affascinato dal luccichio dei soldi e delle auto veloci, non ha paura? Allora, le devo dare una risposta logica o lei vuole una risposta da parte di un ragazzo che ha vissuto quel tipo di vita? Io quello voglio sapere. Voglio sapere che aveva dentro dopo una rapina, quando andava a dormire, quando tornava a casa da due genitori che non avevano nulla a che fare e da una sorella che non aveva nulla a che fare con tutto ciò. La risposta di un ragazzo che vive lì e che non ha, non vedendo alcun tipo di alternativa di vita e non vedendo alcuno spiraglio di luce, è come se una persona si sentisse già persa prima di perdersi. È come se si sentisse abbandonata a se stesso e è come se si dichiarasse già morto. E però quando è iniziato invece? Quando hai iniziato a sentirsi non più già morto, ma a sentirsi vivo? In pratica, a me il tipo di vita che portavo avanti non è che mi piacesse tanto, perché quando ritornavo a casa, dopo aver commesso un reato, ci stavo male per diversi giorni. Infatti a me stesso lo dicevo tra me e me, perché non è che uno riesce a parlare con altre persone. Dicevo a me stesso: Dio, perdonami, perché tu sai che se faccio questo è perché non ho alcuna alternativa. Ma se tu domani mi dai la possibilità di poter cambiare, di poter guadagnare dei soldi in una maniera onesta, tu sai che io sarei disposto a cambiare vita già da un giorno all'altro. Era questa la cosa che dicevo sempre a me stesso, però in realtà l'alternativa non veniva mai e il tipo di vita era sempre quello. Quindi non so come definirlo, insomma. Però poi è scattato qualcosa. Vabbè, il qualcosa è scattato l'ultima volta che sono stato in carcere. L'ultima volta che andai in carcere ho scontato una pena per 14 mesi per un tentato furto che nemmeno avevo commesso. Però ho sempre detto a me stesso: vabbè, non fa nulla. Recuperi per gli altri. E stavo in carcere, un giorno venne mia sorella e mio padre a trovarmi in carcere. Mio padre purtroppo non è che stesse bene oppure accettasse il tipo di vita che noi riuscivamo a portare avanti, quindi soffrivo minimamente di depressione. Allora si sa che chi soffre di depressione non è che riesce a concentrarsi su un lavoro e a poter portare avanti costantemente una vita lavorativa. E così scherzosamente mi disse: ma non vedi quanto stai diventando brutto in carcere? Hai questo viso pallido, magro magro. Non so per quanti anni tu possa ancora durare qua dentro. O se realmente questo è il tipo di vita che tu vuoi portare avanti. Perché quando esci da qui non te ne vai a lavorare? Così magari guardi la vita sotto un altro punto di vista. Perché se questo tipo di vita fosse una vita da portare avanti, sicuramente non te l'avrei lasciato fare a te, ma l'avrei fatto già io da tempo. Quindi io, per non farlo e per fare un sacco di sacrifici insieme a tua mamma, per darvi un avvenire diverso a voi, un motivo ci deve stare. Io quindi così... papà disse: lavoriamo insieme. No, ma non lavoriamo insieme. Disse perché lui nemmeno riusciva a lavorare. Perché lui faceva il venditore ambulante. E mi disse: ma perché non ci rifletti? Tanto non è che devi uscire domani. Un po' di tempo avanti ce l'hai, così ci rifletti un pochino sopra. Io scherzosamente gli dissi: vabbè, giusto per zittirlo e per non farlo parlare più su questo argomento, che mi scocciava pure parlare, perché tanto si sapeva che quando uscivo il lavoro a me nessuno me l'avrebbe dato. E lui, per farlo stare zitto, disse: vabbè, allora facciamo una cosa. Io ti do la mia parola.
se tu inizi a lavorare prima tu, io quando esco me ne vado a lavorare pure io. Mia sorella se ne accorse che lo stavo dicendo con leggerezza. Con leggerezza e con il sorriso sulle labbra, quasi come se volessi scherzare. Lei mi disse in una lettera, non me lo disse lì al momento dell'incontro, mi scrisse una lettera e mi disse: guarda, tu sei la persona che mi ha fatto più male, perché noi, venendo da una famiglia dignitosa e di lavoratori, noi non riuscivamo a stare sempre a casa con i nostri genitori, perché loro una cosa dovevano fare, andavano a lavorare o stavano a casa con noi. Allora noi eravamo vissuti fino ad ora in simbiosi, cioè vivevamo tutti e due insieme, quasi quasi come se per noi stessi non esisteva nessuno al mondo, c'eravamo solo io e lei. E lei mi disse: guarda, tu sei la persona più cattiva che possa mai esistere sulla faccia della terra. Però lei... Perché tu non dovevi farmelo. Se tu mi hai abituato a dormire nel letto la sera insieme a te, pur sapendo che tu un giorno a letto con me non ci saresti potuto più stare, per il tipo di vita che ti sei scelto. Era questa, insomma, la frase più toccante che mi aveva fatto male. E questa frase mi fece riflettere proprio tantissimo. Un po' per il fatto che quando andavo a commettere reati non è che ci stavo tanto bene, cioè ci stavo male. Cioè non era una cosa che mi andava a genio. Un po' per la promessa, insomma, che gli avevo fatto, un pochino per questa cosa. Quando uscii dal carcere trovai mio padre che già stava lavorando da 2 mesi. Oh, meravigliato da questa cosa, che dissi: guarda, tu... Perché lui si era scelto un tipo di lavoro che era molto difficile da portare avanti. Lui faceva l'autista di un camion che trasportava mobili e li montava. Quindi chi soffre di depressione non riesce ad essere costante in quello che fa, oppure a fissare il suo pensiero su quello che sta facendo. Cioè, quindi lui quasi quasi è come se si fosse scelto un lavoro così difficile per dimostrare a me che se uno avesse voluto veramente fare un qualcosa, non c'era nessuno che lo poteva fermare. E tu hai iniziato con lui a quel punto? No, non ho iniziato nemmeno con lui, ho iniziato a cercarmi un lavoro. Però all'impatto con la realtà mi sono sentito peggio di una persona che soffriva di qualche malattia infettiva. Che quando sei malato di qualche malattia infettiva, bollato come pregiudicato, uno senza tu riesci speranza. A trovare pure qualcuno che, anche se in minima parte, si piglia cura di te. Invece là mi sono ritrovato che qualsiasi genitore non accettava nemmeno lontanamente che il proprio figlio mi frequentasse. Le ragazze altrettanto. Il lavoro nessuno me lo offriva, perché di fiducia non è che mi ispiravo tanto. E sono passato per un bel periodo di tempo a trovare un lavoro che non arrivava mai. E ho iniziato ad inventarmelo il lavoro. Mi arrangiavo con tante piccole cose, però in realtà non era mai qualcosa che ti desse la possibilità di poter portare la vita avanti, insomma, e di vivere almeno in modo dignitoso. Però dal 2002 fino al 2004, insomma, abbiamo cercato di vivere in questo modo. E com'erano i risultati? I risultati è che qualcosa in tasca riuscivo sempre a raccimularlo. Onestamente sì, un po' perché mi aiutavano i miei genitori, un po' perché riuscivo a, con piccoli lavori, insomma, a raccimolare qualcosa. Sono andato avanti fino al 2004. Nel 2004 è venuta la morte di mia sorella. Come è successo? Mia sorella in pratica svolgeva attività sociali con la parrocchia, frequentava le case dei pregiudicati per impartire lezioni dopo scuola ai figli di queste persone. Aiutava queste famiglie con i pacchi alimentari, gli aiuti c'è. Per dare quella possibilità che tu da ragazzo non vedevi, insomma. Diciamo. E portava, insomma, il proprio contributo a far sì che queste persone, insomma, riuscissero a capire che è la conoscenza e la consapevolezza di certe cose che ti rende liberi. Il suo messaggio era questo, che tanti soldi, tutti quanti insieme, e questo alternarsi di fame ad estrema ricchezza non portava niente di buono. E cercava almeno di intrattenere i propri figli di queste persone in attività che normali, potevano, in attività normali, che potevano dare una cultura e la possibilità di poter scegliere un domani.
E di non sentirsi schiacciati da un Poi destino. all'improvviso c'è stata la crepa tra il clan di Lauro, una crepa interna, questo clan si è rotto e si sono iniziati a fare la guerra tra di loro. Mia sorella continuava a frequentare le abitazioni di queste persone perché quando si trovava a parlare con me, io gli chiedevo insomma informazioni per quello che stava succedendo. Lei mi diceva: a me non interessa quello che succede, che sicuramente sono cose che non mi riguardano. E E poi lavorava con i io non bambini. ho paura, perché loro sanno quello che io faccio. Più di scrivere una lettera, di leggergliela, di far vedere i compiti a questi bambini, oppure di portargli un pacco alimentare a casa. Ma io che faccio? E cioè, di cosa dovrei aver paura? E Invece? invece da lei volevano informazioni per quanto riguarda questi ribelli. E siccome già una settimana prima di La morire, volevano usare come spia, diciamo così. esatto, uno dei suoi cugini gli chiese delle foto di determinati elementi di questo clan. Lei gli rispose: non ce le ho, ma pure se le avessi avute, non te le avrei date. Ma non perché non te le voglio dare, ma perché pure se fossero state loro a chiedermi le vostre, io non gliele avrei date. Perché tanto lo so per il motivo per il quale vi cercate, e o dargli una foto e farveli ammazzare a voi, o gli sparo io. La differenza qual Queste cose te le ha raccontate tua è? Lei sorella? la settimana prima che morisse. E quando ritorno a casa mi disse: hai capito, quello questo, ma questi qua mi hanno chiesto le foto dei loro nemici, ma che vogliono da me? Però non aveva la percezione del No, perché pericolo. lei diceva: tanto loro sanno io quello che, la mansione che io svolgo, quindi non ho paura di nulla. Lei nel 2000-2001 ha avuto anche una relazione con una di queste persone che poi sono passati alla malavita. Però lei, quando ne è venuto a conoscenza di questa cosa, ha posto termine a questa storia, dicendogli semplicemente che il tipo di vita che si era scelto questa persona era totalmente diverso rispetto al suo e che la motivazione per risolvere questa storia ne era una sola: o cambiava lui modo di vivere, o la storia finiva lì. La storia è Era finita lì. finita. Quando è stata ammazzata 3 anni dopo. Cioè, quindi voglio dire, è un pochino assurdo che una persona viene ammazzata per un fidanzato, per un ex fidanzato, Perché di 3 anni si è detto prima. anche questo. Vabbè, non si è detto solo questo, se ne sono dette tante su mia sorella. Solamente per giustificare il gesto barbaro che avevano usato nei suoi riguardi. Dove Invece è stata riconosciuta come vittima è stata innocente della riconosciuta vittima mafia. innocente di Camurra? Ma non subito, è stata riconosciuta vittima innocente di Camurra dopo 4-5 anni. Quindi, insomma, per 4-5 anni abbiamo lottato duro per andare avanti. Ma come avete reagito alla morte Alla di morte. Mina, di Gelsomina? Inizialmente non è stato molto semplice. Infatti, i miei genitori si portano ancora dietro questa cosa che, a mio dire, vedendoli, potrò dirvi che non finirà mai. Mentre io ho cercato di dare un perché alla mia vita. Ma tu ti sei mai chiesto, tu non hai mai fatto parte della Camorra, però hai fatto parte, diciamo, della malavita, hai rischiato in qualche modo, perché è successo a Gelsomina e non a me che ho fatto vita Ma di infatti strada? questa è la cosa che mi chiedevo, perché io dal 2002 fino al 2004 io vivevo la mia vita secondo uno schema, cioè lo schema di chi deve comportarsi bene, perché sa che se esce fuori da quello schema può pagare con il carcere oppure con altri tipi di sanzioni. Quindi io vivevo da classico egoista che aveva tratto delle esperienze e ne aveva fatto tesoro dei propri errori. Dopo il 2004 tutto questo è cambiato, perché mi sono detto che non bastava vivere secondo uno schema, ma bisognava dare anche agio agli altri di sapere e di venire a conoscenza delle proprie esperienze. Perché quando una persona va a commettere un reato e non. E chi invece ci è passato per quella strada e sa gli esiti negativi che può dare quel tipo di strada e
e non lo fa presente a queste persone che non sono inconsapevoli molto spesso di quello a cui vanno incontro. La colpa è anche un po' nostra, vigliaccamente, perché noi non lo diciamo, ma noi moralmente siamo in dovere di far presente, cioè, questa agli altri. Siete in dovere di testimoniare questa, esatto, esperienza tua e della tua famiglia. E allora nel 2006 abbiamo costituito un'associazione di volontariato che si chiama Progetto per la Vita. E che cosa fate? Questa associazione fa clown terapia all'interno dei reparti di pediatria, perché mia sorella ci teneva molto per i bambini. Allora noi abbiamo cercato, a differenza sua, di creare un qualcosa che di più mirato, qualcosa insomma che potesse andare avanti e crescere nel tempo. E ci siamo detti di voler portare un po' di animazione, qualche sorriso a dei bambini che purtroppo questa cosa non riuscivano più a farla. Allora noi ci siamo radunati per portare avanti le proprie idee di questa persona. Però anche questo non bastava più. E dal 2008-2009 abbiamo iniziato a collaborare con un'associazione che combatte la camorra, si chiama Resistenza Anticamorra, perché su questa associazione c'erano tante persone che puntavano e che cercavano di portare avanti le proprie testimonianze. Infatti noi abbiamo scritto un libro che si chiama Scampia Trip, sarebbe Viaggio a Scampia. In questo libro vengono dette un po' tutte le vite di tante persone che da Scampia sono riuscite a trarre esperienza e a far uscire storie positive da questo territorio che è mal visto da tutti. Quindi voi avete deciso di non scappare da Scampia, ma di insistere? Sì, di resistere e di esistere. Perché inizialmente, dopo la morte di mia sorella, ho girato molto e sono andato in cerca di tante cose che mi potevano dare la possibilità di potermi distrarre. Ma in realtà era come deviare il problema e girarci solo intorno, ma non andarci a sbattere contro. E si sa che chi gira intorno alle cose non le risolverà mai e non potrà mai capire con chi si trova a combattere. Allora abbiamo deciso di andarci a sbattere contro. Anche perché quello che veniva detto delle nostre terre non è che faceva molto piacere, perché ognuno che veniva faceva dei reportage negativissimi e gli faceva fare il giro di tutto il mondo. Ma Scampia non è fatto solo di cose negative, perché poi se vogliamo portare avanti un ragionamento logico, gli stessi problemi che viviamo a Scampia li vivono in tutta Italia e anche in altre parti del mondo, solo che zone che vai, problemi che trovi. Forse da noi si fa in modo, lo fanno in modo più rozzo, tutto quello che fanno lo fanno senza tatto, senza maniera. Però non è che a Scampia rubano e in altri luoghi d'Italia non ci sono dei ladri. C'è chi va a rubare per quattro spiccioli e invece magari se vai al nord ci sono persone che rubano in giacca e cravatta. E però quella è per tante ragioni una terra di nessuno, anzi una terra di camorra. Però io penso che quella non sia una terra di nessuno, quella è solo una terra che è etichettata, perché non so se voi sapete la storia delle vele di Scampia. A Secondigliano, prima 30 anni fa all'incirca, prima del terremoto dell'80, era abitata solo da grandi e ricchi professionisti. E siccome il complesso residenziale delle vele, anche se non è di bell'aspetto, ce n'è uno simile in Francia. E in Italia, a Scampia, volevano fare lo stesso quartiere residenziale. Poi che è successo? Che negli anni 80, quando hanno iniziato a costruire questo complesso edilizio, è subentrato il terremoto. Con tutte quelle case che stavano costruendo e con molte famiglie che stavano senza una casa a causa del terremoto, cosa hanno fatto? Hanno preso tutti i casi più disperati e li hanno raggruppati tutti quanti là. Cioè, così è nato il problema. Io però a inizio della nostra chiacchierata ti ho fatto una domanda. Sì. Ed era: che cosa ha significato per te nascere lì? Alla fine, come ultima domanda, ti voglio chiedere
che cosa significa? Tu mi hai detto all'inizio, per me è stato un vedere il mondo senza futuro, senza speranza, con una sola possibilità. E allora ti chiedo, cosa significa oggi scegliere e continuare a vivere lì per te? Significa essere liberi. Perché la libertà non è una sensazione che ha solo una persona che non è chiusa in quattro mura, come in un carcere. Ma la libertà è anche quella di poter scegliere, di non voler seguire la massa e di essere accettati per quello che si è. Perché lì purtroppo mi duele dirlo, ma ci sono molte persone che seguono la massa solamente o per essere accettati o per frequentare la persona che in quelle zone magari ha più disponibilità economica. Ma la libertà non è quella, la libertà è poter scegliere. Io oggi mi sento una persona libera che con tutti i suoi pregi e con tutti i suoi difetti riesce a decidere per la propria vita. Infatti con le attività che noi portiamo avanti con l'associazione Progetto per la Vita e Resistenza Anticamorra, non è combattere la camorra, perché purtroppo combattere delle persone che già sono formate e già sono avviate per un tipo di vita è molto difficile cambiarli, ma noi quello che facciamo è dare un tipo di un'alternativa, un altro modo di vedere la vita alle persone che crescono e fargli capire che la cultura gli può dare la possibilità di poter scegliere e di poter essere liberi. Pure a Scampia, che per gli altri magari è una terra di nessuno, è il più grande supermarket dello spaccio d'Europa. Questa, insomma, vivere oggi per me lì. Ti ringrazio tanto, Francesco, perché mi è piaciuto molto anche Eugenia questo finale, cioè come dire, la libertà vera è non sentirsi schiacciato da un destino, da un timbro, da un'idea che opprime di un luogo. Mi ha colpito molto anche ascoltandoti e ascoltando adesso queste cose che hai detto alla fine, il fatto che adesso hai capito quello che diceva tua sorella anche, no? L'hai fatto proprio tuo come modo di vita. Non l'ho capito adesso, ma l'ho capito diversi anni fa. Perché quando sei vittima di un fatto di sangue del genere e non hai alcuna colpa, perché la cosa che dicevo sempre a me stesso, perché non è toccato a me, che molto spesso mi sono trovato a pestare i piedi a tante persone, ed è successo a lei che pensava di fare del bene agli altri, e solo per il semplice motivo di voler essere contro la mentalità camorristica, perché lei dopo, successivamente, la settimana dopo, quando è morta, ci è stato detto da un pentito, non è che l'abbiamo creata noi questa favola, questo brutto incubo, e che lei si è mostrata contraria a dare la sua collaborazione a queste persone, perché per lei o fornirgli informazioni o sparargli, per lei sarebbe stata essere definita un killer lo stesso, anzi forse più vigliaccamente di chi avrebbe premuto poi dopo il grilletto. Si sarebbe sentita responsabile, diciamo. Ma lei lo sarebbe stata. E infatti lei ha semplicemente detto questo: io sono contro a quello che voi fate, ora fate quello che volete, ma io con voi non collaboro. Cioè, arrivando poi dopo a morire, dove che se fosse stata un'altra persona, no? E non avrebbe avuto degli ideali nei quali credere, avrebbe potuto dire benissimo, vabbè, non vi preoccupate, fatemene andare. Io cerco di farveli acchiappare, e intanto se ne andava. Invece lei è restata, è stata torturata, è stata ammazzata, però è stata lì, ferma sulle sue idee. Quindi una persona che dà la propria vita per un qualcosa che crede, penso che sia il minimo dopo portare avanti le sue idee e farla ricordare. Noi per questo cerchiamo di dare un messaggio positivo agli altri, perché almeno io non riuscivo a darmi un perché. Perché quando sono uscito dal carcere conducevo la mia vita, ripeto, secondo uno schema. Sapevo che dovevo camminare secondo quello schema di vita e non potevo sforare, perché sennò avrei pagato con il carcere, con qualsiasi altra cosa che sarebbe stata negativa. Invece poi è diventata una cosa più profonda. Dopo ho capito che la colpa è stata anche un po' mia, se io non ho detto ad altri, è sbagliato questo tipo di vita.
perché vedi, tu lo fai per inseguire un obiettivo e per raggiungerlo, ma lo stesso obiettivo che tu segui e cerchi di raggiungere lo puoi raggiungere anche in altri modi, perché io lo faccio. Allora, se riesco io e non sono migliore di nessun altro, è segno che ci puoi riuscire pure tu, ma fin quando ognuno avrà una propria testimonianza e riesce a condurre un tipo di vita dignitoso e può dimostrarlo agli altri e non dà la sua esperienza alle persone che purtroppo non hanno alcuna alternativa di vita. Speriamo che oggi abbiamo fatto anche vedere un'alternativa, questo. Speriamo di averla fatta vedere attraverso anche i nostri telespettatori, attraverso il racconto del quale ti ringrazio davvero tantissimo, Francesco. Io lo spero.